Giuro che se anche stavolta sto gioco si rivela impossibile, denuncio i creatori. Non ne posso più delle sfide impossibili. Non ho un soldo, va benissimo così. Raga? Ma si sente che sto spammando avanti? Non mi si muove. Che cacchio mi vuol dire che devo pagare Robux per muovermi? Siamo seri? Già che non c'ho una lira sul gioco, figuriamoci Robux. No, niente, non si muove, fantastico. Ok, va bene, spendiamo Robux. Alleluia, mi posso muovere. Oh mio Dio, ma siamo seri. Che cavolo ho appena visto, devo pagare per... No, non posso. Robux stores my pay to win. Va bene. Ok, devo pagare per suonare la campanella. Posso? Ok, grazie mio. Meno male che non è ogni click devo pagare. Ma ve lo immaginavate che... Sto premendo il tasto per accovacciarmi. Paga per accovacciarti. Sempre 99 Robux. Ok, paghiamo anche questo. Posso? Grazie mille. Meno ma... Allora, grazie. Grazie, paghiamo. Tanto è sempre così la situazione. Spero che non dovrò più pagare per altri 99. Sto diventando povero. Possiamo? Perfetto, possiamo andare avanti. Oh, ah, che bello. Non volevo farmare, però... Aprire il cassetto. Ma questo è peggio delle challenge impossibili. Cioè io devo pagare per fare praticamente qualsiasi cosa. Hanno cambiato gestione? Quelli di Dorso, scusate. Paghiamo per aprire il cassetto, vai. Oh, finalmente si è aperto, ok. Non ho trovato niente dentro, fantastico. Pagato anche per aprire le porte. Paghiamo, paghiamo per aprire le porte su un gioco che si chiama Porte. Sì, mi sembra più che giusto. Ah, ti prego, non mi puoi fare queste cose. No, no, l'accendino no, però l'accendino no. Come cavolo faccio a vedere se non pago? Va bene, abbiamo pagato anche questa, va bene. Non c'è niente dentro sti cassetti. Ma dico, già ho consumato l'ira di Dio dei Robux, no? Almeno trovare qualcosa di utile mi farebbe comodo. E invece no. Però una cosa, io mi chiedo, scusate, ma se, essendo che devo pagare per praticamente qualsiasi cosa, come immaginavo. Va bene, con calma. Paghiamo anche per questo. Quindi adesso mi posso nascondere dentro l'armadio, giusto? Finalmente, almeno qualcosa di buono c'è. Due spicci. Due spicci chiedo, due spiccini. Non mi pare di star chiedendo chissà cosa. Che bel... Per guardare il quadro! Per il quadro! Devo pagare per guardare il quadro. Spendiamo. Vediamo. Questo dipinto è intitolato In pausa. Il mio conto di Robux è in pausa adesso. Ciao, oh, bellissimo. Almeno te non sei a pagamento. Ma siamo seri? Il Guiding Light è a pagamento. Ok, posso utilizzare. Adesso possiamo utilizzare il Guiding Light. Va bene, grazie Guiding Light, grazie. Si è sempre lodato il nostro bellissimo Guiding Light. Gli scratch non possono apparire qui dentro, vero? No, pare di no. Porta 12. Devo pagare anche per quello che accade? No, non lo so, ormai. Allora, vediamo se riesco a trovare magari delle vitamine. Pagare per i soldi. Cioè io devo pagare soldi per avere dei soldi in gioco. Via giù di Robux. E almeno quello ho potuto prendere. Oh mio Dio. Devo pagare per nascondermi da Rush? No, vero, ho già pagato questo qua. Via. Con calma. Meno male che i mostri non si pagano. No, sarebbe stato seriamente la cosa più schifosa che si potevano, cioè, potevano creare per sta roba. Cioè, già devo spendere lire di... Guardiamo, ora che ho pagato, guardiamo. The Last Pizza Party. L'ultimo pizza party. Dobbiamo guardarlo questo dipinto. Ho pagato per guardare i dipinti. Quindi adesso ci fermiamo qui e guardiamo il dipinto. Ok. No. Io per aprire sti cosi adesso devo pagare. Cioè, non vale come cassetto, mi stai dicendo? Potrei evitare, effettivamente. I soldi qua ce l'ho. Aspetta. Pure il grimandello. Dammi qua. Allora. Paghiamo anche per questo, sto punto.
Opla, per delle vitamine. Delle vitamine. Robux per usare le vitamine. Allora, per prendere le no, per usarle sì. Va bene. Allora, per avere il jumpscare di Timothy, devo pagare, no? Perché quello lì non lo pago. Quello non lo pago. Cioè, rinuncio ben volentieri. Vabbè dai, magari per le prossime stanze molto importanti ci potrebbe tornare utile. Come non detto, perché qua le persone tanto mi vogliono morto. Oh capo, qua non c'è niente. Ciao bello! Come ti va la situazione? Tutto ok? 5 minutes later. Salve, sto cercando la leva. Dov'è? Oia! Ehi! Dove è la leva? Ah! Pagare per usare la leva. Immagino. Puoi. Paghiamo per usare la leva. Vai così. Vai così. Finiamo d'orso spendendo un botto di soldi. Allora io queste cose quasi quasi non le utilizzerei mai. Cioè, a far che? A far che gli ho pagati che mi costano non so quanto. Cioè, perché? Perché dovrei? Sono 99 Robux ogni volta per fare qualsiasi cosa. Più che altro hanno fatto flick flock le luci, ho notato. Mi chiedo per quale motivo. Ok, almeno sono andato avanti. Cioè, se faccio... Se io vado avanti e dopo alla porta più possibile faccio andare rush, lui mi apre la porta, ok? Quindi di conseguenza almeno mostri non ci sono. Cioè, è una tattica infallibile. Poi il fatto che ci sia Sick qua è un altro discorso. Non è che devo pagare per guardarti, vero? Ma io, ora che ci penso, se io prendessi danno, poi ci provo e mi compaiono i cerotti, devo pagare anche quelli? Farebbe ridere un botto. Perché farebbe ridere un botto? No, devo pagare per Sick. Paga, paga, veloce che mi sto rincorrendo. Che via, 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 via. Dovevo pagare per Sick. Aspetta, quindi se non lo pagavo spariva. Che figo. No, vabbè. Ok, 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 ok. No, per la corsa non mi pare che devo pagare. Le porte qua si aprono, tutto a posto. Voglio provare a prendere un attimo danno. Ok. Amico mio, allora, ti ho pagato finora. Quindi come minimo adesso mi devi tenere compagnia. Vieni qua. Vieni qua, sì. Mi devi tenere compagnia, maledetto. Vieni qua, ho pagato per stare qui con te. Sick, ho pagato. Sick. Sick, ho pagato. Andare, andare nell'infinito. E oltre. Ciao, mani. Ok, no, come non detto, come ci vuole per forza questo. Non si vede assolutamente niente. Dove sto andando? Buongiorno! La miseria! Sono così brutto, vuoi cascare anche te? Perfetto. Porta 49. Un altro grimandello. Siamo seri. Siamo seri. Lo sapevo, pure il cerotto! Pure il cerotto devo pagare! Va bene! E prendiamo. Dai, siamo arrivati alla famigerata porta 50. Devo pagare per aprire la porta numero 50. Non vale come porta normale. Ma che cacchio mi vuol dire che è in T-pose? Ok, paghiamo. Tutto a posto? Ti sei ripresa? Figur. Ripreso, ripresa, qualsiasi cosa tu sia. It. Non lo so. Sì, sembrerebbe a posto. Non è più in T-pose in modo strano. Era scontato. Ci sarei dovuto arrivare da solo. Va bene. Allora, ne abbiamo uno. Ne abbiamo due. Potrebbe avercela con me, ma è troppo stupido. Amico mio. Tutto ok. Ti sei pagato. Oh, ho pagato per sbaggarti. Ho pagato. Non ti ribaggare di nuovo. E no, no, si è offeso. Scusa. Dovevo che mi era troppo vicino. Oh, meno male che non devo pagare per fare il minigioco. Credo che sia incluso nel pacchetto figure a sto punto. Fanno pure i pacchetti sconto. Compri figure, compri minigioco di figure. Paghi uno, prendi due. Va bene, mi manca pure un numero. Dove l'ho lasciato quello? 5 minutes later. Ammetto che è tipo il codice più strano che abbia mai trovato in tutta la mia vita. No, seriamente, guardate. 9. 8, 8, 8 e l'ultimo 8. Siamo seri.
Devo pagare per uscire? No. Meno male. 9888. Va bene. La leva così al buio nello scantinato è la cosa peggiore che puoi far fare a un player di DOS. Cioè non, è illegale. E poi non si trova mai. Tu quando c'è questo è sempre nel punto in cui non controlli per primo, per secondo o per terzo, sempre nell'ultimo posto. Ma ti pare normale come cosa? Ma chi è il diabolico che ha inventato sta legge? Hai di lights, ho pagato per averti stavolta, quindi vieni qua. Un'altra leva. Qua potrebbe servire un... Non tre di lockpick. Non sto a cercare la leva. Che cacchio distanza mi vuol dire questa? Ok. Forse dovrei. Mi devi durare solo per questa stanza. Lui l'ha fatto. È stato un eroe. Ok, mettiamoci qua. Meno male che non è in hardcore mod. Si dice, no, se tu paghi, qualcuno mangia. Si dica, a momenti si fanno il cenone di Capodanno, di Natale e di Pasqua messi insieme. Con solamente me. Timothy, sei nel cassettino. Ci dobbiamo calmare tutti quanti, ok? 5 minutes later. Allora, qui sicuramente... Eccolo, lo sapevo. Ah, ma volendo l'ho già trovata. Allora non sto a consumare il grimandello, siamo a 68 porte. Ma lo avete visto? Cioè, no, non è passato davanti. Ok, non facciamoci domande. Salve. Porta 71. Sto sbattendo la testa contro la porta pur di aprire. Ok. Zona sicura. Ah, che bello, non devo pagare, vero? Ciao, ti do fuoco. Oh, devo pagare per guardarla, sta vedendo. Non mi avvicino che non voglio neanche provare. Soldi, dammi qua, ho pagato per averli. Non posso non prendere i soldi. Ruberò tutto ciò che è possibile. Gli occhi possono vuol dire solamente una cosa. Dovrò pagare per la fase 2. No, no, non credo. Ho pagato per sick. Ho pagato per sick, quindi non credo che devo pagare per sick. Fase 2. Spero, credo. Manco per gli occhi da pagare. Dubbio, non mi avvicino troppissimo che non voglio. Mi sento osservato, raga. È un po' come quando andrò al Romix e ci sarete voi, raga, mi sento osservato. Succederà così, perché sì, sarò al Romix. Molto probabile. Buon salve anche lei. È tornato per me? Hai un suo proprio di sì. Apri la porta. Ho pagato per aprire le porte. Al primo tentativo. Ok. Di qua. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, di qua, ok. Mi sa che c'erano le calcagna, tipo. Lo sento abbastanza vicino. Sayonara! Eh sì, eri abbastanza vicino stavolta. I miei complimenti. Mi avevi quasi preso, sick. Alla porta 90 e ho già l'accendino che se n'è andato. Stavo dicendo, non mi puoi dare tutte le stanze buie. Ho infestate dei mostri. Oh, cacchio, ambush, è più veloce. Stavolta ci ha messo più tempo, però. Ok, ha smesso. Mo' ritorno. Sembrerebbe tutto tranquillo. Porta buia. Ho visto luci traballare. No, hanno fatto flip-flop. Bene, ho detto, cavolo, sta arrivando un'entità perché c'è un armadio, quindi mi potrei nascondere. Non è arrivato nessuno. Perché l'ho messo qua? Dammi qua. 5 minutes later. Ok, questa non me la fa pagare. Ma vale come leva. Suppongo, come la leva di prima. Mi conviene fare il minigioco? No, non mi conviene. Me la rascio del tutto. Eccoci qua. Ok. Oh, figur! Che figuraccia che fai? Ok. Ok. Anche questa vale come chiave.
Logico, logico. E ci siamo! No, devo pagare anche questo! Ok, sì, avevo finito. Bene, adios! E sti grimandelli non li ho usati! 5 minutes later. Non ha rotto la porta? Vabbè, guarda. Mi prendo i soldini! Si è bloccata la porta, non riesce... Si è chiuso di fuori, si è buggato! Non ho pagato per il bug! Vabbè, finito il gioco. Pagando per qualsiasi cosa. E vivo comunque ce l'ha fatta, alla fine l'avrà buttata giù la porta, ok. Va bene, pagando per tutto sono riuscito a finire il gioco. Col cavolo che lo rifaccio di nuovo sta roba. Adesso va, non lo so. Pagherò, chiederò a mamma se mi riprende Robux. Cioè, non... ho finito i soldi, ho finito tutto! Sono diventato povero!